Perdonatemi. Scusate, dove posso mettere il caffè? Lascialo pure sul tavolino, grazie. Vuoi che ti aiuti? No, ce la faccio da sola. Flor, per favore, cerca solo di stare un po' più attenta. È che non ci sono abituata. Stai tranquilla. Col tempo migliorerai. Allora vado a prendere altro caffè in cucina. Sì. Prego, da questa parte, signori Kunt. La prego, può chiamarmi Max. Oh, Max, splendida cravatta, un ottimo gusto. Accomodatevi pure lì, sul divano. Grazie. Con i tre cuscini. Nell'altro mettetevi voi, ragazzi. Sì, sì, ho chiesto che venga portato un altro po' di caffè. Grazie. Ci sono delle opere davvero splendide in questa casa, Federico. Bene, grazie mille, sono onorato. Dai, su, non fare la difficile. Andiamo a bere qualcosa tutti insieme. Ma io sono una brava ragazza. Allora, non so, possiamo andare a ballare. No, 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 c'è un posto no, ballare, quello ballare mi fanno troppo male i piedi. I piedi, Rozza, come piace a me. Sì. Dai, dai, andiamo, che poi te li massaggio per bene io i piedi. E a te, tesorino, che cosa fa male, eh? Non a me fa male, non lo dire! Ma lo sai che mi piace. Basta, mi hai rotto le scatole, finiscila! Ma non sono ragazze, sono dei trans! No, che trans è trans? Corri, andiamo, ce ne sbrigati! Complimenti, Federico, hai una fidanzata che è incantevole. Sì. E quanti figli pensate di avere? Non ne abbiamo ancora parlato. Prima pensiamo al matrimonio. Bene, ma allora che state aspettando? 2 anni sono abbastanza per conoscersi bene. Se no uno poi si stanca e la voglia passa. Esatto. Siete almeno fidanzati in casa? Beh, no, ancora no. Lo vuoi un consiglio da uno che potrebbe essere tuo padre? Accelera i tempi, Federico, perché se poi non si fanno le cose subito, si rischia di non farle mai più. Parole davvero sagge, Max. Anch'io glielo dico sempre. E poi, Federico, non vorrai perderti una così bella principessa, no? Che gentile, così mi lusinga, la ringrazio. Scusatemi, i signori desiderano forse qualcos'altro? Sì. Puoi portare anche dell'acqua oltre al caffè, per favore? Grazie. Non ci hanno seguiti, dovremmo tornare al locale. Ma perché ci vuoi tornare? Come perché? Per lo spettacolo, ci stanno aspettando. Io mi voglio cambiare, voglio togliermi questa roba, ma che mi importa se... Hai visto quel deficiente che gesti che ha fatto? Bravo, vattene, questi si accontentano di quello. Ma torniamo al locale, se restiamo vestiti da donne finiamo veramente male, per favore. Non siamo neanche delle vere donne, io non... Ragazzi, ce lo fate fare un bel giro in galleria? Lo faccio fare sul treno. Dai, andiamo, aspetta. No, dammi la parrucca, è di mia mamma. Sentiti? Mamma, stanno già parlando di avere figli. Come ho potuto perdere il mio principe così? Perché? Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Me quedo muda, prendí
impossibile. Come ha fatto a crescere così velocemente? Oddio! Mamma, questo è un tuo segnale? Mamma? Mamma? Mamma, sei qui? Cosa ci fai qui, Flor? Che è successo? Ah, niente, com'è andata con quelle ragazze? Dopo ti racconto, entriamo, sennò Federico mi strozza. Va bene, entriamo dalla cucina e poi ti nascondi in camera mia. D'accordo, sicura di stare bene? Sì, sicura. Riuscire ad affrontare Bata. Non puoi continuare così. Flor, ti sei scordata l'acqua. Ma dov'è finita quell'inutile cameriera? Ciao. Sai una cosa? Noi dovremmo fare un bel discorsetto. Beh, io in questo momento proprio non posso. No, sai cosa stavo pensando? No, sinceramente. Ti ho detto che in questo momento non posso, no. Davvero, non è il momento. Salve! Ciao, come va? Dicevo a Pedro quando mi deve riaccompagnare a casa. Io non te l'ho chiesto. Da dove state arrivando a quest'ora? Che ti importa? Ma spero non lo direi a Federico. No, non gli dirò niente. Stai tranquilla, però vai subito a letto, sennò alla fine ti scopre. Bene, Pedro ed io non diremo assolutamente niente. Vai a letto che è tardi, dai. Vai? Vai a dormire, dai! Andare! Io me ne vado in macchina, d'accordo? Mi dia la caraffa, la metto a posto. No, per favore, no, lo faccio io. Lo posso fare io, grazie. La cameriera, e lei la padrona di casa. Hai qualche problema con me, Flor? Perché, non lo so, ne abbiamo già parlato, ti ho chiesto scusa, non so che fare, ti vedo un po' aggressiva. Mi perdoni, ma oggi non è stata una bella giornata. Va bene. Non devi preoccuparti. Una brutta giornata può capitare e devi stare tranquilla, è chiaro. E poi sei così carina con questa uniforme. Maya. Maya, posso dormire qui? Maya! Sei già arrivata? Maya! Ma cosa ci fai qui, Sofia? Cosa ci fai tu lì, non essendo lì? Grazie, Robertina. Grazie per avermi coperta. Vai a dormire. Tutto bene. Notte. Ciao. Cosa vuoi da me, Sofia? Sei scappata? Sì, l'ho fatto, ma vedi di non aprir bocca, altrimenti ti strappo tutti i capelli. Aia, Maya! E va bene. Io non apro bocca, ma dormo da te. Che? Sì. Questa è matta. Se dormo qui, starò muta. Se dormo fuori, dico tutto. Tu stai forse minacciando me? Sì, ti sto minacciando. Ma dai, per favore, ho avuto un incubo orribile. Fammi dormire, Sofia, qui. Sofia, sai essere davvero assillante. Va bene, dormi qua. E voglio anche l'orso. Tieni. Ah, così va bene. Quello è un fiore originale. L'abbiamo comprato a Milano. Ah, i ragazzi si intendono davvero molto di pittura. Mi emozionano. Devi stare tranquillo, Federico. Di quell'affare ce ne occuperemo insieme.
Tu e la tua fidanzata mi avete fatto un'ottima impressione. La ringrazio tantissimo. Non sa quanto sia felice di questo. Ne sono io. E poi conoscevo tuo padre. So l'educazione che ha dato ai suoi figli. I valori morali che voi avete ereditato. Certo, grazie. Bene, io spero che la prossima volta verrete a cena da noi. Volentieri. Sì, ma che onore, vi accompagno. Molto bene. Arrivederci. Certo che sì. Grazie, grazie. Buonanotte. A presto, buonanotte. Bellissima cravatta. Come va? Io sono Nicholas, il fratello di Federico. Come sta? Che bello. Si può sapere da dove arrivi? Dalle prove di uno spettacolo. Prepariamo My Fair Lady, ma oggi si è ammalata la protagonista. Ho dovuto rimpiazzarla. Che permesso! Io vado. Scusate. Volevo mostrarvi un katabian, la massima espressione del modernismo armeno. Venite, prego. Prego. Pensa ad una nuova scusa, questa non mi convince per nulla. Beh, che cosa vuole che le dica e poi adesso la verità, è così tardi? La verità, voglio sapere la verità. Ho visto come vi siete guardati quando è entrato Nicholas. È tornata Maya. Cosa? Maya? Vuoi dire che neanche Maya era in casa? E allora chi ho visto poco fa in camera sua? Permesso, io vado. Voglio che tu mi dica subito la verità. Dov'è stata Maya e perché Nicholas era vestito in quel modo? Da dove veniva? Lei vuole tutta la verità? Sì, ma certo che voglio tutta la verità. Perfetto, si sieda un attimo, per favore. No, grazie, sto bene così come sta. Bene, allora mi siedo io perché sono un po'... Bene, andiamo. È venuto fuori che delle compagne di scuola di Maya sono molto cattive. La trattano male, una situazione orribile, da mattina a sera. Lei immagina, poverina, tutti i giorni a scuola un disastro. Queste tipe si comportano male quando ci sono, delle donne. Ma quando ci sono dei ragazzi si comportano bene. Non so se è chiaro. Se non mi segue mi fermi, così io le spiego bene, punto per punto, quello che lei non ha capito. Continua, va per bene? Favore. Per ora è chiaro? Sì. Tipe cattive? Sì. Le tipe si trasformano in delle sante quando ci sono i ragazzi. E perché Nicholas era vestito così? Perché lo abbiamo travestito per farlo sembrare, per farlo sembrare una donna. Così si sarebbero comportate pensi male. Pensi che possa credere a questa momento cosa? In cui stavano per lì... Pensi che possa credere a questa scusa? È la verità! No, mi stai mentendo di nuovo. Non le sto mentendo, glielo giuro, che il cielo mi fulmini se le sto mentendo. Ma è così ovvio che mi stai mentendo. Io come non mi faccio dare della bugiarda da uno no, come aspetta, lei. Buonanotte! Aspetta. Voglio la verità e spero che non abbia niente a che vedere né con la musica né con i tuoi amici musicisti, perché sennò, ti giuro, Florenzia, io ti che giuro... Che cosa? Per favore, le grida si sentono in tutta la casa. Domani mattina tutti i ragazzi devono venire da me nel mio studio. Avete tutta la notte per pensare ad una buona scusa da raccontarmi. E già che ci sei, digli che da questo momento in poi si scordino la paghetta settimanale, è chiaro? E un'altra cosa ancora. Questo è l'amuletto che mi hai dato. Riprenditelo, perché se c'è qualcuno che ha perso la bussola, quella sei tu. Nicholas, sei tu? Sì, sono io. Dormi, dormi. Com'è andata? Ehi, Nicholas. Ti avevo detto di dormire, dai, vattene! Non ti volevo spiare, io... Non stare lì, impalato, chiudi la porta, vattene, vattene, forza! Ma cosa diavolo gli è successo? Maya! Nicholas! Ma è mai possibile, dove... Greta, hai visto i ragazzi? Buongiorno, Federica. Usciti presto senza dire niente. Bene, proprio oggi che non hanno scuola escono all'alba. Sì, sembrare molto ansiosi di andare via da qualche parte. Non arrabbiare, Federica. Loro approfittare di oggi per passeggiare. Loro studiare tanto durante la settimana, poverini. Sì, poverini, poverini. L'unico motivo per cui sono usciti è per non confessare. Ma ti assicuro che la punizione stavolta sarà veramente esemplare. Punizione? Cosa avere fatto, poveri? Guarda, meglio se non te lo spiego, perché è una storia che... Scusi. Come si è svegliato stamattina? Male. Male? Sì. Credevo fosse contento.
Perché dovrei essere contenta? Perché... beh, ha di nuovo la sua fidanzata. Che fidanzata? Di che stai parlando? Oh, per favore, li hanno visti tutti quei gran baci che vi davate in giardino. Ma che stai dicendo? Ora vuol dirmi che lei si bacia con tutte le non fidanzate che incontra per la strada? Tu ti stai sbagliando, quello che è successo è... Quello che è successo è che lei non dice la verità e i ragazzi invece la dicono, loro non mentono. Loro non mentono? No. Dicono bugie dalla mattina alla sera e tu sei ancora peggio perché li proteggi. Ah, che peccato, sai, è davvero un peccato. Che cosa è un peccato? Che aver ritrovato Delfina, aver ritrovato l'amore, non l'abbia liberata da tanta colla. Ascolta, Florencia, puoi non cambiare sempre discorso? Non l'ho cambiato, vado ad aiutare Greta. Salve, buongiorno. Buongiorno, Mattias. Non riuscivo a trovarvi. Ma che è successo? Non mi saluti neanche, non sarai preoccupato? Senti, te lo chiedo per favore, aiutami a risolvere questa situazione, poi ti racconto. Lasci, Greta, faccio io. Lo so. Sono sempre la solita stupida. Però adesso devo andare da Bata. Bata, hai davanti ai tuoi occhi la donna della tua vita. No, se gli dico così, quello sviene. Ah, indovina chi è che si è innamorata di te. Ma... senti, Bata, se non ti metti con me io prendo e mi butto sotto un treno. No. Ascolta, bel batterista. Batterista carino. Se tu non ti occupi di me, io ti distruggo. Ok? No, Sofia, no! Non sei brava a sedurre le persone. Devi scordarti di Bata. Fiu! Scordato! Scordato. No, non te lo sei scordato. Anzi, te lo stai ricordando. Ora devi prendere e dirgli tutto quello che senti, Sofia. Mi hai sentito bene, Sofia? Basta, basta, lascia. Basta, tranquillo, mi hai battuto di nuovo. Bene, hai scaricato la rabbia che avevi addosso, eh? No, no, non voglio parlarne, anche stamattina Florencia voleva negare tutto quanto. Adesso rilassati un po', cambiamo discorso. Com'è andata con quei due di ieri? Bene, bene, credo che l'affare andrà in porto. Sul serio? Sì. Ci sai veramente fare in queste cose? No, no, in realtà lo devo a Delfina. Sai che Max è stato tutta la serata a farle complimenti e io credo che ne avesse tutti i motivi. Pensi di tornare con Delfina? E perché no? Delfina mi ama. Abbiamo avuto una bella conversazione, lei ha ammesso i suoi errori. Ah, uh-huh, capisco. Ma tu la ami? Buongiorno. Buongiorno. Scusate se sono arrivata senza avvisare, posso interrompervi un attimo? Sì, tesoro, certo. Di che hai Ciao, bisogno? Max. Come va, Delfina? Bene, molto bene. Ti volevo chiedere un consiglio, perché stavo pensando che per occupare il mio tempo libero, non so, potevo dare una mano alla mensa per i bambini poveri, che te ne pare? Sul serio? Mm-hmm. Lo sai che era il compito più importante che aveva mamma? Davvero? Non ti dispiace se chiedo a Pedro di accompagnarmi? No, per niente, amore mio, mi fa piacere. Grazie mille. Tutto bene con i ragazzi, no? No, no, in realtà sono scappati stamattina. Sicuramente con la complicità di Florencia, però... beh, non importa. Ricordati che sono solo bambini. E Florencia, lo sai, li adora. È ovvio che li coprirà sempre in qualunque cosa loro facciano. Bene, vado. Fammi gli auguri, spero che vada bene. Auguri. Ciao, Mattias. Ciao, Delfina. Non sembra neanche più la stessa Delfina, vero? No. Sono sicuro che è cambiata perché mi ama. E sembra diventata anche molto più matura. Dov'è quella mensa per bambini? Quando saliamo in macchina te lo dico, l'indirizzo è in borsa. Va bene, ascolta una cosa. Sì? Possiamo parlare di quello che è successo? Magari sì. E magari no. Delfina? Delfina, tesoro. Sì? Che stai facendo con l'autista? Ti devi comportare bene. Vuoi farci finire per strada? Mamma, sta tranquilla, so quello che faccio. Delfina, scusami un attimo, puoi venire? Sì. Vai, vai. E tu? Che ci fai ancora qui?
torna a lavorare nella tua auto, autista. Ti ho detto mille volte che Delfina non sarà mai tua. Eh? Ricordatelo, non sarà mai tua. Ma siete impazziti? Perché non ci avete detto che era per incastrare quelle due ragazze? Perché non ci avreste creduto? Invece, sapendo che ci pagavano, l'avreste fatto di sicuro. Ma non sai quello che abbiamo passato, Bata e io. Va bene, per ora basta, abbiamo capito. Sì, per te è facile, tanto vestite non c'è... da donna, da donne facili, come ci eravamo conciate noi due. Quasi ci denunciavano, ho pestato uno che ci voleva toccare. Quasi ci violentavano. Sì, ma non è successo, era per aiutare Maya, basta. Se l'avessi saputo, sarei venuto con voi. Oh, grazie. Di niente. Ma non è servito a niente, perché Flor l'ha detto a Federico che non ci ha creduto. Aspetta, non ti disperare. Ora che siamo tutti insieme vi devo dire che ho un piano da paura mortale. Che ne pensi di quello che ti ho appena detto? Che dovrei pensare? È quello che ho sempre sognato. Tu ne sei sicuro, no? Più sicuro che mai. Ti amo tanto, tanto. Mammina, per favore, aiutami a levarmi per sempre questo principe dalla testa. Ora vedranno quelle stupide se i ragazzi ci aiuteranno fra la mia rivincita. Deve essere faccia. Pronto, tesoro mio? Che cosa vuoi da me ora? È quell'idiota di Agostina. Puoi smetterla di gridare, Agostina? Sì, è ovvio, ma sai una cosa? Non ho paura di te né della tua amica. Che credete di essere? Dai, dai, quando e dove? Dimmelo, dimmelo. Va bene, verrò con Valentina. Non ho bisogno di chi mi guarda le spalle. Mi hai sentito, idiota? Nicholas, ho rovinato tutto. Perché? Che è successo? Che ha detto? Perché ora ci hanno dato appuntamento al capannone, ma come facciamo? No, 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 non abbiamo il tempo per preparare tutto il nostro piano. Non si può fare, no, Maya. No, no, ora muoio, ora muoio, ora muoio. Calmati, calmati, Maya. Il fatto è che se adesso lo vado a raccontare a Federico non mi crederà mai. Bene, bene, e respira. Ora chiama Valentina, dille di venire qui e io cerco di pensare a cosa potremmo fare. Mi verrà in mente qualcosa. Valentina, sono Maya. Ascolta, le ragazze mi hanno chiamata per vederci ora. Per favore, ho bisogno che tu venga qua. Maya, sei matta? Oggi non posso. Il parrucchiere, digli di fissare un altro giorno. Ma mi hanno chiamata loro, che ci posso fare? Aiutami, non puoi lasciarmi sola, Valentina. Scusa, ma la mia analista ha detto che non mi devo far plagiare da nessuno. Ma di che stai parlando? Noi siamo amiche per la pelle o no? Sì, e ti voglio un sacco di bene, ma non voglio litigare con quelle selvagge. Pensa come si ridurrebbero i miei splendidi capelli, Maya. Se vuoi ti cerco un casco, tesoro, non so, per favore. Sai cosa, Valentina? Grazie, sei carina, grazie, ciao. Non ci posso credere, se sono sola mi ammazzano. Se non vado con Valentina mi distruggeranno. Che succede? Perché mi guardi così? Flor, tu mi vuoi bene, vero? Sì. Ma tanto, 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 tanto. Sì. E mi aiuteresti se avessi bisogno, no? Cerchiamo di dimenticare quello che è successo tra di noi. Ora ho bisogno di ricominciare il mio rapporto con Federico, ti prego. Quindi mi stai più o meno scaricando? Ma tu mi piaci. Voglio solo che non ti illuda, perché non te lo meriti proprio. Ah, ti piaccio. Per favore, Pedro, sii buono. Ho bisogno che tu mi capisca. Voglio stare bene con Federico. Amici. Tu credi all'amicizia fra uomo e donna? Io ti prometto che saprò ricompensarti molto bene. Amici. Va bene. Solo amici. Dai, su, muoviti, che Flor si sta cambiando. Ti rendi conto che sto già facendo dei miracoli, Maya? Senti, non è bisogna facile. Fare il possibile. Vuoi che Federico ci creda o sì, no? Sì, è ovvio che voglio. Bene, sì. Allora muoviti, io vado a vedere a che punto sta Flor. Non ci credo che sto facendo tutto questo, Maya. Hai delle idee così inutili. Ecco, Flor è pronta, sbrigati, ci sei? Ma ti rendi conto che non riusciremo neanche a uscire dalla porta di casa? Non hai pensato a questo? Oh no, hai ragione. Non ci credo, si sono svegliati i neuroni. Alleluia, signore. Però ho trovato una corda, così la possiamo usare per uscire. Di chi sarà questo? Di Maya non è. O forse... No, 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 Maya non lo riempie questo.
Nicholas, sei lì dentro? Sì. Sono Martin, posso entrare? No, no, non puoi, non puoi. Ma perché? Va tutto bene? Sì, va tutto bene, ma non devi entrare per nessun motivo al mondo, ci siamo capiti? Capito. Bene, ci siamo, qui c'è la cassetta, la telecamera è pronta. Non ci siamo scordati no, nulla. No, non manca niente. Bene. Visto? Scusatemi. Che cosa fai? Ti avevo detto di non entrare, non era chiaro. Va bene, scusami, ma io... Che ci fai, signore, ci sei? Non ridammelo. Era in bagno, che vuoi che ci faccia io? Scusami, non prenderla come un'invasione nella tua intimità, ma sono entrato no, perché... No, no, va tutto bene, davvero, non preoccuparti, è tutto a posto. Ora andiamo da Flor, andiamo, andiamo. Ciao. Ciao, Martin. Divertiti, eh. Ma perché io rimango ancora in questa famiglia? Sei perfetta, andiamo, muoviamoci. Metti il reggiseno nella scatola. Attenta. E... Si può sapere che cosa state facendo? Fede, io ti posso spiegare? Non si faccia strane idee. Non è proprio come se l'hai fatto punto per punto quello che... Silenzio! Ora me lo spiegate, ma uno alla volta, capito? Comincia tu, Nicholas. Perché sei tornato a casa vestito da donna e adesso hai un reggiseno in mano? Il reggiseno è mio. E la corda? E la corda è mia. Sì? Ti vuoi impiccare stanotte o volete solo calarvi dalla finestra? Ma che gran bella battuta, signore! No, questa corda è per... Tieni la corda, Maya, facciamo vedere che cosa facciamo insieme. È fatta per allungarsi. Vuole allungarsi anche lei? E allunga da un lato all'altro. Fare spesso questi movimenti con il corpo aiuta a rilassarsi e a lei farebbe bene in questo momento. E per rilassarti ti metti la divisa della scuola di Maya. Lo dice per questa? Non renderti ridicola, ti prego. Rispondimi una volta per tutte. Che stai facendo con quella? La divisa in realtà l'ho messa perché Maya... È facile da spiegare, perché volevo farmi una gonna uguale a quella della divisa, ma che non fosse proprio certo, come la divisa. Certo, una, diciamo, per uscire. Florenzia. Ecco, una per uscire. Florenzia, Florenzia, tu sai cucire. Ma è ovvio, certo che so cucire, ma per chi mi ha presa? So cucire talmente bene che potrei rifare tutti gli orli delle tende. Andiamo, Federico, non ti arrabbiare. Le ragazze mi stanno solo aiutando con l'attrezzatura video per registrare le prove di My Fair Lady. Lo spettacolo della scuola di cui ti ho parlato tanto, te lo ricordi? Sì, questo me l'hai già detto, sì, me ne hai parlato tante volte, sì. Certo, mi ricordo. Che carino, che bel clima, un caffettino? Molto carino, vero? Sì, c'è un bel clima, è vero, ma dimmi... Perché stanotte sei arrivato a casa vestito da donna con la scusa che la protagonista si era ammalata o non so cos'altro? Te l'ho già detto, Federico. Mi ha detto cosa? Perché voi tre non finite con le menzogne e non mi dite favore. Cosa sta succedendo? La deve smettere, i ragazzi non le stanno mentendo. È davvero brutto non credere a quello che le dicono. Sul serio, è un esempio orribile. Lei dovrebbe educarli, questi ragazzi. Sappiamo tutti che non le piace chiedere scusa e che non le piace cedere, però dovrebbe... È vero. Mi avete stancato. Tutti e tre mi avete stancato. Mamma mia! Tu che mi hai preso il cuor, sei tu per me il vero amor. E tu signora, signora, ma io dico non si può lavorare in silenzio? Proprio oggi che c'è un po' di pace in questa casa? Mi sta facendo impazzire con queste urla. Queste urla? Ma per favore. Ma se io cantare come grande canarino. Sì, certo. Perdona, dire barzelletta? No, 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 non ci faccia caso. Non è per lei. Io volerei sapere immediatamente di che ridere. Voglio guardarti negli occhi, mio amore, e dirti finalmente tutto quello che sento. Scusare, Fräulein Sofia, si può sapere dove andare lei? A incontrarmi con il mio destino, guardarlo negli occhi e dirgli quello che sento. Fatemi gli auguri. Ciao. 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 Lo assaggio solo. Lei sapere dove sta cantando Fräulein Sofia? No. E lei sapere perché uscire da porta di dietro? No. Ma lei sapere mai qualcosa cucinante? No. Ciao Martin, come va? Ciao. È bello vederti. Anche per me. Se cerchi Federico è appena andato... No, in realtà volevo parlare con te da uomo a uomo, se non ti disturbo. Sì, 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 certo, sì, vieni. Che succede? Beh,
No, non mi succede niente, per fortuna. A Nicholas invece a sì. A Nicholas? Sì, non voglio parlare di questa cosa con Federico, perché lui è un po' omofobo, capisci? Non so come reagirebbe. Che? Omofobo significa persona a cui non piacciono... No, lo so cosa significa omofobo, lo so bene. Non capisco che cosa... Vediamo. Tu stai cercando di dirmi che lui è gay? Sì! Sì, insomma, io non ho niente contro le sue tendenze sessuali. Voglio dire, è la sua vita e a me no, non deve interessare. No, va bene, no, aspetta, Martin, ti stai sbagliando. Può sembrare, ma no. Nicholas si è vestito da donna l'altra sera e Federico me l'ha raccontato, però ci deve essere una spiegazione. No, non mi preoccupo, solo per l'altra notte. Ma usa il reggiseno, credimi. L'ho visto mentre era in bagno e usa il reggiseno. Aspetta, il reggiseno può essere di Maya? No, non credo, perché quando mi ha visto si è messo a urlare come un matto. Che ci fai col mio reggiseno? Ridammelo e che ti devo dire? Non sono pazzo, lo so quello che dico. Sì, certo. Allora, tu ora resti tranquillo e vado io a parlare con lui. Così chiariamo le cose. Va bene, grazie. No, attento a come glielo dici. Non puoi dirgli: ehi, Nicholas, Martin mi ha detto che sei strano. No, perché così non ti dirà niente. Devi indagare senza essere troppo diretto. Devi andare da lui e fare l'amico. Devi assecondarlo. Devi dirgli: ehi, lo sai che ti capisco? Così lui si confiderà e ti dirà tutto. Mi stai ascoltando? Ehi, Mattias, hai capito? Sì, scusami, sì, stavo pensando e... ci deve essere stato un fraintendimento, sicuramente, ma mi occupo di tutto io, devi stare tranquillo. Va bene. Bene, quando viene Bata, digli che lo cercava Sofia, lo sai chi è Sofia? Io sono Sofia, lui tanto lo sa. Va bene, d'accordo. Ciao. Salve, Titina. Ciao, Sofia. Che fai, sola soretta? Sì. Bata è in negozio? No, Bata è andato al capannone a portare la batteria. Ah. Quella batteria che gli ha regalato quell'asina di tua madre, con rispetto per le asine, perché tua madre è un'asina particolare. Va a cercarlo, va. Sì. Che è successo? Che hai? Ti sta scappando la pipì? Devi andare al bagno? No, posso farti una domanda da donna a donna? Sì. Se io non ho pranzato, sì. È brutto se mi compro un uovo di Pasqua? Non c'è nulla di male, comprane uno anche bene. A me. Hai ancora il documento che ti avevo dato? Perché? Hai scoperto qualcosa, forse? No, perché? No, perché? Non lo so, perché? No, perché in caso comprami un uovo di Pasqua. Ok, lo farò. Brava, tesoro, vai. Signore? Sì? Come va? Prendo una di queste uova, grazie. Sì, un momento arrivo, In questa c'è il regalo? Sì. Sì, c'è il regalo. E insieme prendo anche una gallina con le uova. Quante uova ti pone al giorno? Anche un chilo di confetti. Molto bene. No, meglio un chilo e mezzo. Poi cioccolata al latte. Ma voglio che lei sappia che la mia non è gola, ma solo... una forte mancanza di zuccheri che mi servono per aumentare la mia autostima. Questa va lì. Bene. Occhio. Bene, ragazzi, siete pronte? Sono troppo emozionata! Bene, pronti, ragazzi, andiamo! Tutti pronti? E andiamo! Si va in scena! Avanti, ragazzi! Spero di farcela! E allora... E quella fifona della tua amica Valentina? Dov'è finita? Che succede? Ti sei portata una più grande perché avevi paura? Silenzio, stupide! Stupide a noi! Ma come ti permetti? No! Ah, beh,
bene, tesoro, ti volevo avvisare che sta per uscire. Va bene, ma non tornare tardi, a pranzo dobbiamo esserci tutti, è davvero importante. Sì, tesoro mio, tornerò in tempo. Devo mettere in atto la mia cattiveria del giorno. Quale? Oh, lo so io. E questa cosa cos'è? Oh, ho lasciato ad Antonio un menù, gli ho chiesto se per favore prepara una torta tedesca per Federico. Molto bene. Brillante. Sì. Ora dimmi una cosa, Delfina. Sì. È vera la storia della mensa per i bambini? Mamma, come puoi dubitare di me? Non ci credo, non mi conosci. Signorina, sì. Dove li lascio questi? Lasciali pure nella mia stanza. Ok. Grazie, Pedro. Di niente. Oh, sono tutte cose che mi hanno regalato i bambini della mensa. Ah. Ora vado, così arrivo in tempo per il grande evento. A dopo, ciao. Ciao, mammina. Che chiacchierone, che sono, se ne andavano fatta. Più. Voglio vedere il video. No, andiamo a cambiarci, se no ci vedono. Sì, signorina Delfina, seguirò la sua ricetta passo per passo senza fare cambiamenti. No, un altro disastro, per favore, no, eh. Per favore, Antonio, non dire nulla, per favore, per favore. Non vi preoccupate, sarò come le tre scimmiette, cieco, sordo e muto. Ah, grazie. Non dire nulla, eh. Sì, andiamo. Beh, vediamo che festeggiamo oggi, vediamo. Guarda qua. Nicholas. Ciao. Come va? Bene, bene, tu? Bene. Allora, che c'è? Ti posso parlare un minuto? Sì, possiamo parlare, sì. Ecco. Io lo so cosa stai passando. Davvero? Come hai fatto a saperlo? Non importa, non importa. Comunque stai tranquillo perché non lo andrò a dire a nessuno. Ah, non c'è problema, va bene, grazie comunque. Vuoi dire che non... Non vuoi neanche negarlo? No, beh, vedi, all'inizio mi ha un po' pesato prendere una decisione. Avevo dei dubbi, non avevo coraggio, però poi... Mi è piaciuto farlo, mi è piaciuto tantissimo, è divertente. Ti prego, no. Che c'è di male, scusa? Nulla. No, niente, no. Ma se hai bisogno di qualcosa, se posso aiutarti in qualche modo con Federico, capisci, no? Va bene, Mattias, grazie. Sapevo che potevo fidarmi. La prossima volta lo chiedo anche a te se vuoi partecipare. No, ma che dici? No, aspetta, no. Io non ci voglio entrare. Guarda, anche io non ci volevo entrare, almeno fino a oggi, ma ora che ci sono entrato mi è strapiaciuto, è divertente. Sai che ho ripreso tutto? Vuoi vederlo? Te lo faccio vedere, no, se vuoi. No, non mi interessa. Dai, Mattias, no. Lo guardi, così non poi... Non mi interessa, basta. No. Va bene, come vuoi. Comunque te lo lascio qua, eh. Ciao. Bene. Ehi, hai parlato con lui? E quindi qual è il risultato di questa chiacchierata? Dai, rispondimi, che succede? Ma che bello! Ora c'è un altro omofobo in casa. Mi spiegate che cosa significa tutto questo? Maya? Aspetti un secondo. Siediti. Dai, su. Ecco, ho portato le prove. Le prove di cosa? Ora lo vedrà. Non sia sempre così ansioso, per favore. E ora comincia lo show. No, no, lì dentro c'è il video che ha girato col suo ragazzo. No! No, Nicholas, non è il modo giusto per dire a tutti che sei gay. Che? 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 Cosa, Martin? Ma che dici? In che senso Nicholas è gay? Ma che cosa vi state inventando? Ora, basta, state zitti. Martin, spiega cosa vuol dire. No, aspetta, spiegalo a me che sono l'interessato. Tutto questo casino perché mi ero vestito da donna. Beh, il fatto è che ti ho visto in quelle condizioni, aspetta, e pensavo... Mi era molto preoccupato per te. Sì, è chiaro, ora capisco perché hai parlato con me, perché pensavi che fossi gay, certo. Beh, io... ecco... Ha fatto solo quello che gli ho chiesto io. No, avete capito male. Federico, vieni a vedere il video. Sì, fammi visto vedere. Visto che succede video. A non ascoltare le persone? Un secondo, ma quanto è ansioso negli ultimi giorni. Ecco, comincia. E quella fifona della tua amica Valentina? Dove l'hai lasciata? Che succede? Ti sei portata una più grande perché avevi letta? Silenzio! Stupida! Stupida a noi! Ma come ti permetti, vecchia? Hai visto? Che brava! Basta, va bene così, fermalo, ho visto. No, che arriva, fermalo, il calcio volante, fa morire capito, dalle risate. Florencia, per favore,
La verità è che non so cosa dire. Beh, cominciare con le scuse andrebbe bene. Lo sa come funziona, perdonami, eccetera. Domani mattinata porterò questo video alla direttrice e prenderò un provvedimento. Perdonami, Maya. Ok, ti perdono. Beh, vedi, mi hanno dato 5 note a scuola per colpa di quelle ragazze che mi hanno fatto male. Come non per me. Sì, tu puoi chiedere se me le tolgono. A te hanno chiesto scusa? No. Perché io sto ancora aspettando da un po' di tempo. Non so, tu hai da fare. Veramente. Florence, ti chiedo di perdonarmi. Come posso non perdonarla se mi guarda... Scusi, Antonio mi ha chiesto un aiuto per la merenda e adesso vado subito. Nicholas, anche a te devo dire la stessa cosa e ti chiedo scusa. Va bene, non c'è problema. Abbiamo cercato di risolvere la situazione, ma visto che non ci siamo riusciti, abbiamo fatto... Nicholas, Federico non è l'unico che ti deve chiedere scusa. Lui? Bene, certo. Anche io posso sbagliare la diagnosi ogni tanto, no? Non sono mica Freud. Vieni qui, Freud, vieni. Ora che è tutto chiarito, io volevo dirvi che ho deciso di tornare con Delfina. Perché sento che sia la persona giusta per me e volevo sapere la vostra opinione su questa cosa. Che ne pensate? Federico, tu sei innamorato di Delfina? Beh, le voglio bene. Allora siamo d'accordo. Qualsiasi cosa tu decida, va bene. Vieni, vieni, siediti. Clara, sei triste. È per il lupo. Il lupo è sparito. Lupo, ci sei? Lupo, sei vivo? Passo il tempo così, sembro uno dei tre porcellini. Ti sembra un porcellino? E poi devo sopportare Nicholas e le sue fantasie. Di che parli? Dice di essere lupo solitario. Tu ce lo vedi? No, no. Non ce lo vedo proprio. No. Ora che pensi di fare? Con Nicholas ho già parlato e... con il lupo vero non so che fare. Sai che ti dico? Cosa? Per me se ne può andare a fare... No! E a quel punto io ho detto al mio Damian: amore, tesorino mio, batta, tieni pure quella batteria. Però è ovvio che non mi faccia piacere. Rosso. Rosso glielo faccio il naso a quella se la incontro per strada da sola. Mi fa perdere la pazienza. Sai cos'è quella? È solo un'asina. Ecco cos'è. Un'asina! Titina, eccoti, amore mio. Come stai? Avevo proprio voglia di condividere la mia felicità con una vecchia amica. O un'amica vecchia, non saprei. Hai visto il nostro piccolo Damian? Il nostro caro Damian? Ha accettato il mio regalo. Sì. E gli è piaciuto tanto. E quindi se Bata è felice, io come mamma sono immensamente felice. Grazie mille di nuovo, mia cara Malala. Oh, che meraviglia. A qualcosa in fondo serve la vecchiaia, hai visto? Serve a farmi controllare l'istinto omicida. No! Se esiste una giustizia divina, vi chiedo per favore di colpire adesso con un fulmine quella brutta, orribile, maledetta, maledetta, maledetta batteria! Ah! Ma cos'è, una stregoneria? Povero Bata. Senti, Sofia, davvero, io non ti capisco. Perché siamo qui da 20 minuti e l'unica cosa che hai fatto è stata mangiare quest'uovo di Pasqua e balbettare parole a caso. Adesso è venuta fame anche a me, no? E quindi, se devi dirmi qualcosa, dimmela chiaramente. Perché sennò io non capisco. L'unica cosa che posso dirti è che non posso continuare così. Non puoi continuare come? No, il fatto è che io sono una codarda, capito? Sto sempre a farmi problemi su cosa dicono gli altri, specialmente quando parlano della mia mamma. No. E non posso continuare a tormentarmi così. Calmati un attimo e spiegati meglio se vuoi. Davvero, fidati di me. Bene, ragazzi, volevo dirvi che Delfina ha cominciato a dare il suo importante contributo in una mensa per bambini. Com'è andata?
No, no, amore mio, non mi piace parlare di questa cosa. Quei dolci bambini li aiuto con tutto il mio cuore, ma lo faccio solo per me. No, preferisco non parlarne. Ma perché non ti metti a parlarne insieme, quando è una cosa che interessa a tutti noi? O no? O no? Bene, bene, bene. Che bello questo pranzo di famiglia. Che succede? C'è qualche occasione particolare? Sì, sì, volevo fare un annuncio molto importante. Volevo che ci fosse tutta la famiglia. Oh, ecco Florenzia con la torta, bravissima. Non ci credo, la mia torta preferita. Sono stata io. Ho chiesto ad Antonio di prepararla. Solo per te. Ma qual è questo annuncio? Sentiamo un po'. Che cosa festeggiamo, Federico? Bene. Volevo annunciarlo a tutta la famiglia. Adesso che la situazione con i ragazzi è stata chiarita e risolta, c'è un annuncio ufficiale. Ed è che Delfine ed io ci sposeremo presto, a luglio. Luglio.